carabinieri, polizia, sono qua, ma non sto commettendo reati. Articolo 21, lo dico anche al signore che saluto, della Costituzione consente a chiunque di poter esprimere il pensiero. Iniziamo, tolgo subito. Mi tolgo subito. Senta, perché non arriva la polizia. Sì, sarebbe interruzione di pubblico servizio. E un attimo, siamo a teatro. Un secondo, mi tolgo. Oh, grazie. Attenzione, questo mi chiamano qua. Allora, la performance prevede un bagno tipo battesimo. Bagno battesimo. Allora, attenzione che qui purtroppo nella fella fretta fai i figli ciechi. Allora, ecco, non passa nessuno. Scusa Paolini, ma sei venuto in macchina? Ma che macchina? Io sono un artista. Arriverà ovviamente tra poco la polizia, saluto le fanciulle, i bimbi, la bimba. Allora, abbiamo inizio al malocchio contro Lippi, da questo momento Lippi perderà l'erezione, mi dispiace per la moglie, qui davanti, saluto la signora, lì non si preoccupi, non sono uscito dal manicomio, sono Paolini. Emilio Fede è cornuto! Ovviamente l'acqua è un rito propiziatorio. Adesso andiamo a prendere. Ero felicemente al comando militare a Bardonecchia, ovviamente con i miei genitori sacri, babbo generale, e non sanno che ero venuto qui, lo sapranno poi più in là, sacri genitori. Adesso io mangerò quest'aglio cipollino e da questo istante non sto scherzando, Lippi dovrà toccarsi se ha qualcosa davanti, non lo so. Aveva detto che abbandonava l'Italia, ha vinto il mondiale, ma che cosa si vuole di più? Aveva vinto il mondiale, aveva lasciato la nazionale e poi per denaro, per vile denaro, è ritornato e ha fatto la figura che ha fatto. Ma qui a Torino sembra di stare il 15 agosto, non c'è un'anima. Ci siete voi, ma io ringrazio i cittadini che mano a mano si affacciano. Questo è il nuovo Paolini, che è stato anticipato da Jacopo Iacoponi. Io sceglierò delle vie senza preannunciare. Non mi interessa quello che fanno flash mob su internet. Ci vediamo dopodomani per la guerra dei coscini, ma è troppo comodo, è molto più artistico questo, visto che ho avuto l'onore di essere inserito in 3 tesi di laurea che mi hanno dedicato i giovani. Ma bando le ciance, adesso mangerò quest'aglio cipollino preso a Bardonecchia, dove ero fino a ieri con i miei. Scusa, visto che ce l'hai con Lippi, prendi anche il giornale che anche noi abbiamo tirato delle maledizioni. Allora, attenzione, allora mostriamo, però ho bisogno un po' di un palcoscenico. Questa macchina di chi è? Ma no, ne troviamo una cosa, non vorrei poi danneggiarla, però mostriamolo simbolicamente.